Per la prima volta è stato impiantato un microchip nel cervello di un essere umano. L'uomo si chiama Nolan Arbaugh, 29 anni, rimasto paralizzato dal collo in giù a causa di un incidente avvenuto durante un'immersione subacquea. Egli ha quindi deciso di fare da cavia per la prima applicazione umana di Neuralink. Per chi non lo conoscesse, Neuralink è il microchip prodotto da Elon Musk, che si collega direttamente al cervello e potrebbe aiutare a risolvere problemi di origine neurologica e nervosa. L'operazione di Nolan è stata un successo e al momento può già fare cose fino a poco prima impossibili, come ad esempio giocare a scacchi sul computer muovendo il cursore del mouse con la mente. Siamo arrivati al punto di poter controllare dispositivi elettronici col pensiero. Che ne pensate? È una conquista tecnologica che prelude a un futuro in stile cyberpunk? Oppure è un segnale preoccupante di quello che potrebbe diventare l'umanità?